L'eccellenza di una provincia oggi se ne discute partendo dal vino a quella che può essere la produzione dell'intera regione Campania, partendo da qui, dal Salernitano. Beh, sì, insomma, ci sono tante eccellenze che riguardano parte del territorio della regione Campania, ma parte del territorio della provincia di Salerno. Qui è un GAL che, insomma, oggi, come dire, celebra i vini, ma insomma, è un GAL che vede 9 comuni per un 49% di pubblico e un 51% di privati, quindi Confagricoltura, Confartigianato, insomma, quindi voglio dire, credo che siano iniziative splendide, insomma. Questo è un GAL che ha avuto già un finanziamento per 9 milioni di euro, per cui veramente c'è da augurare un buon lavoro a questi enti pubblici ed enti privati, insomma. Un connubio tra sinergia e pubblico, che in questo caso è la dimostrazione che funziona. Perfetto, insomma, questo è un esempio classico che un connubio pubblico-privato al 51% privato funziona magnificamente, perché i prodotti che qua vengono esposti sono prodotti di grande eccellenza, che vanno dall'artigianato al vino. Stasera si festeggia il vino perché oggi in Campania dalla quantità si è passato, non so, si è passato alla qualità, insomma, se oggi dei vini campani vincono dei workshop importanti a Milano, vuol dire che la qualità dei vini campani è cresciuta ed è cresciuta di tanto. Eccellenze salernitane, il GAL mette in evidenza quelle che sono le risorse positive del nostro territorio. Sì, è un progetto veramente molto interessante. Al di là dell'aspetto finanziario, questi 8 milioni e 200 mila euro che ovviamente fanno comodo, credo che questo GAL, anche per i territori che mette insieme, le città che mette insieme, possa essere un attrattore di investimenti anche più importanti per il futuro. Quindi io considero questa esperienza di Gruppo Azione Locale un'esperienza che non dovrà essere finalizzata, ripeto, a questo specifico progetto, ma dovrà avere delle fasi successive, proprio perché, diciamo, credo che insomma, si siano messi insieme dei comuni veramente molto importanti della nostra straordinaria provincia e che rappresentano per storia, per cultura, per tradizione, per produzioni, per capacità di innovazione un fiore all'occhiello di tutta la provincia di Salerno e della regione Campania. E quindi sono molto contento che anche Cava sia qui. Appunto, oggi in questo workshop si discute di vino e c'è anche il marchio della città di Cava dei Tirreni. Sì, c'è peraltro questa fortunata coincidenza che tra qualche giorno comincia questa iniziativa Cava Vino con 35 produttori delle nostre zone, quindi veramente una sfida importante e che peraltro si terrà nel nostro borgo porticato, molto bello, che abbiamo già proprio per questa iniziativa cominciato ad illuminare con luci di arredo urbano in attesa del Natale. E quindi si potrà vedere la nostra città, degustare del vino, ci sarà della musica, quindi saranno 3 giorni molto belli, ma ovviamente il cuore di questa iniziativa è proprio mettere in evidenza queste produzioni, questi vini che rappresentano ormai i vini campani, un'eccellenza italiana ed europea. È un investimento su questa parte della provincia di Salerno che è investire sull'intero territorio regionale. Sì, io credo che l'investimento nel sistema dell'agroalimentare e anche quindi delle produzioni vitivinicole sia una carta d'identità fondamentale per la provincia di Salerno, per il sistema campano. Abbiamo grandi eccellenze sui vini, grandi eccellenze sull'agroalimentare. Si tratta che alla qualità dobbiamo aggiungere aggregazione e innovazione tra le imprese e con le imprese e penso che si può dare un grande supporto alla crescita economica, soprattutto del sud. Queste iniziative tendono naturalmente a sviluppare e a far emergere ancora di più queste eccellenze regionali. Sì, perché nelle eccellenze regionali abbiamo diversità positive territoriali, il sistema delle grandi aree di piana, qui il sistema della ruralità, poi in questo territorio Valle dell'Irno, in cui anche il sistema del GAL che è stato promosso può essere un'occasione per dare un sostegno anche alle imprese rurali di questo territorio che insieme alle grandi imprese. Noi dobbiamo fare una cosa, noi non abbiamo un'agricoltura, abbiamo le agricolture, noi abbiamo una diversificazione del mondo,
la diversificazione deve diventare ricchezza mettendo tutti in rete. La città di Bracigliano ospite questa sera di questo workshop sulle aziende vinicole, sullo sviluppo quantomeno del settore nell'intera regione Campania. Sì, questa sera Bracigliano ospita questa iniziativa voluta da Coldiretti con la collaborazione del GAL Terra e Vita, e si fa qui a Bracigliano proprio nella sede del GAL, come dicevo prima. È una bellissima iniziativa che tende a valorizzare ma soprattutto a promuovere i prodotti di eccellenza che abbiamo in Campania e anche in questo territorio della Valle dell'Ina e dell'Alto Agro Nocerino. Lei è sindaco di un territorio che da questo punto di vista produce davvero tante eccellenze. Sì, Bracigliano produce eccellenze oggi come le ciliegie, come la castagna, ma in passato non possiamo non dire che non è stato anche territorio di produzione di vino, almeno fino agli anni 70-75 Bracigliano non era un vino di eccellenza perché di bassa gradazione, però diciamo che vi erano tante attività che vivevano appunto sulla vinicoltura. Quindi è importante riprendere questo ragionamento anche con l'augurio che giovani possano intraprendere iniziative del genere anche con il sostegno eventualmente di finanziamenti regionali e quindi riproporre questo prodotto e quindi sviluppo e economia. Ecco, prima parlando con il presidente della provincia abbiamo detto che si parte, i vini campani sono partiti dal basso per poi arrivare oggi ad essere quotati a livello internazionale. Ecco, Bracigliano, come diceva lei, può riprendere questa sua tradizione, questa sua cultura nel settore vinicolo. Sicuramente, questo è possibile, bisogna crederci e quindi invitiamo i giovani a intraprendere di queste iniziative per il vino, ma anche altre iniziative nel settore agricolo per poter creare opportunità di lavoro per loro e per tanti altri giovani e quindi sviluppo anche dal punto di vista turistico, perché queste aziende se fatte come dire, fatte per bene possono anche produrre turismo e sviluppo.